Un saluto agli amici di Mitico Snake. Ah, che bello girare video qui all'aria aperta, è davvero fantastico, anche perché sopra, dove giro solitamente i miei video nella camera, beh, non ne sarebbe stato il caso, anche perché dovevo montare prima tutta l'attrezzatura. Poi, dopo aver montato l'attrezzatura, accendevo i faretti e il calore generato dai faretti, beh, mi avrebbe fatto sudare un bel po'. Quindi mi sono detto, perché non girare un video all'aria aperta? Ma al di là di questo, allora, ritorniamo a noi. Non ho fatto nemmeno in tempo a finire la soluzione del cubo di Rubik 3x3 a canale, che subito mi avete chiesto un'anteprima di quella che sarà poi la soluzione del cubo di Rubik 4x4. Eccolo qua. Allora, in questo video io vi porterò una mia soluzione a cubo di Rubik 4x4 e ci stanno due step da seguire, a differenza del cubo di Rubik 3x3 più due casi che non si verificano assolutamente su 3x3. Non dico di andare al banco, perché qui scrivania, banco, tavolo non ne ho, ma ci vediamo subito dopo la sigla. Allora, amici di Mitico Snake, eccomi qua con il cubo di Rubik 4x4 completato. Adesso lo vado a disfare. Come ho detto nella intro di questo video, voglio portarvi una mia anteprima per quanto riguarda la soluzione del cubo di Rubik che porterò qui sul canale. E intanto questo cantare degli uccellini, beh, mi rende davvero felice, perché mi fa da sottofondo per questo video. Allora, andiamo avanti. Ecco qua, cubo di Rubik 4x4 disfatto, completamente da rifare. Allora, alcune piccole differenze rispetto a 3x3. Il 3x3 avevamo un centrale fisso dove basarci e iniziare il nostro primo strato, mentre invece qui su 4x4 non abbiamo nessun centrale, ma il centrale del 4x4 è caratterizzato da 4 cubetti. Allora, vi spiego subito. Vado a costruire un centrale per farvi rendere subito, per rendervi subito un'idea. Allora, ecco qua, questo è un centrale composto, ok? Quindi ogni centrale è composto da 4 cubetti. Ok, un'altra cosa sul 4x4, che dobbiamo ricordare l'ordine dei colori in cui è predisposto il nostro cubo, ovvero dobbiamo ricordare la configurazione dei colori, che bene o male è la stessa di un 3x3, ma in alcuni casi varia. Attenzione, per esempio, avendo il rosso sotto, so che di fronte a me ci sta il colore giallo, quindi vado a completare il centro giallo e vi faccio subito vedere. Ecco qua, centro giallo completato, quindi rosso giallo, vedete, rosso sotto, giallo di fronte. Avendo il giallo di fronte, so che alla mia sinistra ci sta il colore blu, quindi cosa faccio? Vado a costruirmi il centro blu. Ci siamo quasi, ed eccolo qua, abbiamo costruito già tre centri. Ovviamente qui non vado a spiegarvi gli algoritmi, ma è solo un'anteprima di quella che sarà poi la soluzione. Mettendo il blu di fronte a noi, so che alla sinistra del blu ci sta il colore bianco, quindi vado a costruirmi il centro bianco da quest'altra parte, alla sinistra del blu. Ok, ecco qua, centro bianco completato. Adesso, tenendo il bianco di fronte a me, so che alla sinistra del bianco compare il colore verde, ma completando il colore verde automaticamente andremo a completare anche il centro arancione. Vi faccio subito vedere, ed ecco qua, centro verde completato, e automaticamente vado a completare anche l'arancione. Adesso, un altro step da seguire su 4x4 è quello di andare a completare gli spigoli. Mi spiego subito. Ogni spigolo è caratterizzato da due cubetti. Vi faccio subito vedere. Per esempio, eccolo qua, ho preservato questo spigolo proprio per farvi vedere come è composto uno spigolo su 4x4. Quindi due cubetti vanno a formare uno spigolo completo, ok? Però il suggerimento che poi darò durante la soluzione del 4x4, di andare a sistemare già la croce verso il basso, poi dopo vi spiego il perché. Per esempio, qua posso già sistemare questo e vado a costruirmi tutti gli spigoli che fanno parte della croce che mi sto creando sotto. Ok, allora vado a crearmi già il secondo spigolo. Vado avanti con il terzo, ma vi rendo solo un'idea di quella che poi sarà la soluzione. Allora, ho quasi finito, mi manca l'ultimo spigolo, eccolo qua, lo tengo già completo e me lo porto giù. Allora, ecco qua, abbiamo composto la croce del nostro colore del primo strato. Questo perché? Perché quando siamo in una gara non abbiamo possibilità di prevedere le mosse della croce, perché
per il semplice motivo che dobbiamo prima costruire gli spigoli. Quindi noi, andando a costruire prima gli spigoli che ci portano a fumare la croce, è già un passo in più per noi. Adesso, avendo la croce già risolta verso il basso, andiamo a creare le coppie di spigoli, andremo a costruire gli spigoli. Per esempio, io quando vado a costruire gli spigoli mi faccio una mossa di setup che va a disfare momentaneamente i centri. Per esempio, io devo accoppiare questo blu arancio con quest'altro blu arancio, quindi mossa di setup, questo blu arancio faccio in questo modo, accoppio un attimo solo, sì, ecco qua, e accoppio e vado a ricostruire i centri, vado avanti così di nuovo, quindi mossa di setup, accoppio un altro spigolo e accoppio, e faccio in modo che nella parte centrale si siano formati tre spigoli. Ok, allora vado a prendermi l'altro, perfetto, mossa di setup, compongo il terzo spigolo e voilà. Adesso, rimanendo questo qua non formato, andremo a lavorare senza utilizzare la mossa di setup. A questo punto, vi ripeto, questo è un'anteprima, ma poi vi mostrerò tutti i passaggi nella soluzione completa. Adesso andiamo a formare tutti gli spigoli senza fare la mossa di setup, quindi vado a formare quest'altro spigolo verde e bianco e me lo porto verso l'alto, andando a prelevare uno spigolo non formato. Vado a creare un altro spigolo, ok, in questo modo qua, e me lo porto verso l'alto. Adesso rimangono gli ultimi tre spigoli, quindi cosa farò? Ci stanno in alcuni casi dove andremo a formare tutti e tre gli spigoli in solo colpo, quindi io vado a completare questo, prelevo lo spigolo non formato con questo qua, tiro giù e voilà, vado a ricostruire. Adesso, ricostruendo gli ultimi due spigoli senza disfare il lavoro fatto, ci sta un algoritmo fatto apposta e voilà, ho costruito tutti gli spigoli. Arrivati a questo punto, possiamo utilizzare il metodo a strati oppure il metodo a sifop, il cosiddetto Friedrich. Allora, io non lo conosco tutto, quindi vado avanti con un metodo a strati, ok, quasi finito. Allora, come potete vedere, è facile. Una volta costruiti gli spigoli, potete utilizzare qualsiasi metodo che voi conoscete, che sia metodo a strati o metodo a sifop. Allora, qua, come il 3x3, dobbiamo costruire una croce sulla parte superiore, già lo sapete, però qua potrebbe verificarsi un caso. Se ben vi ricordate, quando vi ho fatto la soluzione del 3x3 qui sul canale, i casi ne erano tre: o avevamo due spigoli della croce in forma L, in forma lineare, oppure nessuno, oppure avevamo tutti e quattro. Ma se vi faccio vedere un caso, ecco qua, questo è un caso che non si verifica assolutamente sul 3x3, perché vi ripeto, sul 3x3 il caso era o due alla volta o nessuno, o addirittura tutti e quattro gli spigoli della croce già messi. Quindi cosa faccio? Tramite un algoritmo specifico che mi va a risolvere il caso, io posso risolvere la croce. Ok, dopo ho risolto la croce, posso andare a portarmi sopra il colore dell'ultimo strato. Ecco qua, dopo l'ultimo strato posso andare a sistemare gli angoli con gli algoritmi che già conoscete sul 3x3, ed ecco qua, posso finire il cubo di Rubik tranquillamente con gli algoritmi che vi ho mostrato. Ok, però qui potrebbe verificarsi un altro caso, ve lo faccio vedere subito. Allora, sul 3x3 si verificava il caso che o avevamo tre spigoli da mettere a posto o quattro, mentre invece qui si verificano due. Questo è un altro caso chiamato parità, come l'OLL. Quindi, tramite un algoritmo specifico, vado a risolvere la cosa, il caso, e ho completato il cubo. Ma in alcuni casi non sempre si completa il cubo così, perché bisogna seguire l'algoritmo della parità per poi finire con l'algoritmo PLL che va a completare il cubo. Ragazzi, rieccomi qua. Allora, che dirvi, vi ho mostrato la mia anteprima per quanto riguarda la soluzione del cubo di Rubik 4x4 che intendo portare qui sul canale. Che posso dirvi? La sto mettendo a punto, sto finendo di scrivere qualche algoritmo che poi dovrò ricordare durante la soluzione che poi andrò a pubblicare. Che dirvi? Se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere qua in basso con un vostro commento, lasciate tutti i vostri pollicioni in su e anche all'aperto, senza ombra di dubbio, faccio partire la mia animazione. Un'animazione
che vi ricorda di iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto ancora, attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questi video perché aiutano molto il canale. Per voi è gratis, ma per me è un grande aiuto. Voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, @MiticoSnake, ma vi lascio il link anche qua in basso nella descrizione. Io ho finito, mi godo questa giornata all'aria aperta e noi ci vediamo sempre qui domenica mattina sul mio canale YouTube. E intanto, stando qui all'aria aperta, mi faccio anche qualche soldo. Ciao!